Multicolore, multietnico, multiculturale, capace di aggregare i popoli che venerano San Nicola in diversi paesi del mondo. Così il direttore artistico Sergio Rubini ha immaginato il suo corteo storico di San Nicola, santo di tutti, santo dai mille volti. Io penso che ci possano essere certamente delle novità, ma bisogna per forza inserirsi nel solco della tradizione. Il corteo è una cosa che viene da lontano, quindi diciamo non c'è nessuna inclinazione iconoclastica da parte mia, non voglio distruggere, voglio aggiungere dei pezzi a qualcosa che viene da lontano e che mi va di rispettare e di conservare. 360 figuranti, 70 dei quali appartenenti a 7 comunità straniere, per raccontare l'impresa dei 52 marinai baresi. Rubini ha disegnato il suo corteo multietnico nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti dal 7 al 10 maggio. All'incontro hanno preso parte padre Ciro Capotosto, priore della Basilica di San Nicola, e gli assessori Maselli e Palone con il sindaco Antonio De Caro. È il mio primo corteo e devo dire che questa volta, contrariamente alle altre prime volte, su altri eventi della città, non mi sento nemmeno emozionato, mi sento un po' intimorito. Sono intimorito né per l'ufficialità né per la sacralità della Tre Giorni, sono intimorito dall'affetto straordinario dei baresi per il Santo Patrono, sono intimorito per il messaggio di San Nicola, che è un ponte tra l'Oriente e l'Occidente e che rappresenta l'identità della mia città. Giovedì 7 alle 16:30, prova generale delle esibizioni aeree sul lungomare Nazario Sauro, delle frecce tricolori e di altri velivoli. Alle 18 a Baia San Giorgio la processione con il quadro del Santo, poi la Santa Messa e l'imbarco del quadro. Alle 20:30 da Piazza Federico di Svevia partirà il corteo storico che arriverà alle 22:30 in Basilica. Venerdì 8 la Basilica sarà aperta dalle 4:30, alle 5 cominceranno le messe, una ogni ora fino alle 13, alle 6:45 la processione con la statua, alle 9:45 il lancio delle diane, alle 10 sul Molo San Nicola la celebrazione eucaristica, la benedizione del mare e l'imbarco della statua. Alle 16:30 l'esibizione sul lungomare delle frecce tricolori, alle 18 sul Molo San Nicola la celebrazione della Santa Messa, alle 20 sul Molo San Nicola lo sbarco della statua del Santo e la processione fino in piazza del Ferrarese, alle 22:30 lo spettacolo pirotecnico. Sabato 9, anniversario numero 928 della traslazione delle ossa del Santo da Mira, alle 7:30 e alle 9:30 Santa Messa in Basilica, alle 12 Santa Messa in piazza del Ferrarese, alle 18 solenne celebrazione eucaristica in Basilica e prelievo della manna, alle 22:30 spettacolo pirotecnico. Domenica 10 alle 17 da Piazza del Ferrarese processione fino alla cattedrale e poi domenica 17 maggio alle 20 la processione dalla cattedrale fino alla basilica.